Prego. Sta firmando il mio vero presidente, chiamiamo bene perché è Carlo. Non sappiamo dove arriviamo, ma sappiamo bene da dove siamo arrivati. È vero. Da dove siamo partiti? Da dove siamo partiti? Siamo un rinnovo del contratto che ha legato Adam e Zegna al consorzio, alle figlie squadre del consorzio, sia la maschile che la femminile. Un bel esempio di aiuto concreto a un progetto in cui la città in qualche modo crede, in particolare avere come sponsor una partecipata comunale qual è questa azienda è proprio appunto la dimostrazione pratica di quanto le istituzioni di questa città tengano al nostro progetto. È anche un po' l'occasione per ringraziare in modo formale le mie squadre, i miei atleti e ambedue gli staff per il risultato raggiunto, perché ambedue le squadre avevano come obiettivo l'accesso ai playoff. Quindi ambedue le squadre sono andate ai playoff. Nonostante ci si abitui a dire che facciamo campionato di A2, non dobbiamo dimenticarci la qualità e la difficoltà di questo campionato, quindi due risultati assolutamente prestigiosi. Poi diciamo, vedremo dove arriveremo, ma sicuramente il primo obiettivo stagionale, l'obiettivo stagionale l'abbiamo raggiunto, quindi penso che anche da questo punto di vista ci sia sicuramente soddisfazione da parte di tutti coloro che hanno partecipato a questa avventura. L'altro aspetto è che credo sia del tutto giusto, e ringrazio il presidente Colombo e l'amministratore Grigesi, aver voluto accogliere, diciamo, questo stimolo, che peraltro, ripeto, è stato uno stimolo perché è arrivato immediatamente, diciamo, all'obiettivo, e cioè di unire questa eccellenza che noi abbiamo dal punto di vista sportivo con un'altra eccellenza di tutt'altro genere, di tutt'altro tipo, che ha una storia molto lunga e molto radicata nella nostra città, che è rappresentato appunto da Agar, che come sapete poi è andato con questo connubio insieme a Come, quindi oggi siamo a CSM Agar, e appunto legare il proprio marchio ai successi sportivi credo che sia un fatto di estrema importanza, quindi la vicinanza anche del territorio. Un territorio che dovrebbe dimostrare di essere più vicino, ecco, magari di quello che magari qualche volta dimostra, le istituzioni, devo dire, cercano di fare quello che possono, però l'invito è fare in modo anche, diciamo, altre realtà economiche magari che si accorgano magari in maniera un po' più diretta del valore sportivo, oltre che anche di marketing che viene rappresentato dalla realtà del vero mondo. Devo dire che l'azienda opera e anche lo sport sportivo opera con tranquillità quando c'è la fiducia intorno. Alessandra ha creato fiducia intorno, così come, diciamo, i nostri azionisti, qui rappresentati qui la persona sindaco, hanno creato intorno a questa la nostra azienda un clima vero di fiducia e in cui noi abbiamo potuto operare portando avanti i piani industriali anche ambiziosi e diciamo, sempre in accordo con il proprio azionista. Non è questa una garanzia di successo non solamente per le aziende che sono portate in borsa come la nostra, ma anche per le organizzazioni sportive che hanno a traguardia degli obiettivi, direi, ambiziosi, soprattutto visto come era quando abbiamo iniziato l'avventura SMS. Che i nomi di ACSMA e di Nersete siano abbinati a una intrapresa che è sportiva, agonistica, ma è anche sportiva non agonistica. Io non credo che noi venderemo più gas per via dell'abbinamento, però sono molto, molto, molto soddisfatto a pensare che i nostri due nomi sono abbinati a un'iniziativa bella da tutti i punti di vista, sia come risultati sportivi, sia come cultura sportiva. Davvero, grazie. Tenetevi stretta la bocca.